Siamo tre sorelle, mia sorella Monica, che in questo momento non c'è, che quando è successo l'episodio aveva 11 anni, io Roberta, che avevo 16 anni, e Liliana, che è qui con me, che aveva 18 anni. Eravamo legatissime a nostro padre ed era una persona eccezionale. Mio padre era un uomo molto ottimista, innanzitutto. È una persona idealista, è sempre allegra, che amava stare con la gente. Era una persona che teneva la famiglia, cioè, o quantomeno ci provava a tenere la famiglia fuori da quelli che potevano essere i problemi, quindi non ci aveva raccontato niente. Noi tutto quello che è successo dopo l'abbiamo scoperto dai giornali praticamente. A mio padre hanno chiesto collaborazione, la polizia ha chiesto collaborazione, gli ha chiesto di far entrare dei poliziotti dentro l'albergo, travestiti da camerieri e da portiere d'albergo. Così avevano modo di intercettare le telefonate, le conversazioni. Mio padre, in quanto idealista, diceva sì, io voglio collaborare con voi, perché è giusto che se questi sono dei delinquenti vadano presi. Una volta arrestati, Gerlando Alberti ha dato mandato di uccidere mio padre, perché era un esempio. Non doveva essere ripetuto una cosa del genere, che una persona normale collaborasse con la polizia. Stiamo parlando del 1980. Nell'80 non esisteva neanche il pentitismo. Figuriamoci se poteva esistere la collaborazione con le forze dell'ordine. Io e Liliana non c'eravamo, eravamo a studiare. C'era invece mia sorella, la piccola, che era lì vicino, che ha sentito gli spari. Per fortuna sono riuscita a non farle vedere mio padre steso a terra pieno di sangue, ma mia madre ha visto tutto. Quello che accade in quel periodo per noi è stato praticamente inimmaginabile, difficile da poter comprendere e capire. Non è facile spiegare quelle che possono essere le sensazioni di impotenza, di vedere tutto ciò in cui uno ha creduto crollare nel giro di poco tempo e non avere punti di riferimento. Lo ricordo in maniera tenera, nulla faceva presagire un avvenimento di questo genere, quindi ecco, mi porto dentro quest'immagine sua di quel giorno, serena, tranquilla, mio padre. È importantissimo che la gente sappia, dai bambini agli adulti, che questi episodi violenti, tristi, dietro a questi eventi bruttissimi c'è una famiglia normalissima che sta conducendo una vita normalissima come poteva essere quella di mio padre. Credo che abbia diritto di essere ricordato come tutti i grandi che sono morti per lo stesso motivo.